L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 15 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è quello dell'eccellenza dell'anno Innovazione e Sostenibilità Energy Saving. E il premio va a Energy Drive. Complimenti a Energy Drive per l'importante attività dedicata alla R&D per ottenere le migliori soluzioni ecocompatibili in tutti i settori della home and building automation. Grazie alle tecnologie innovative proposte siete in grado di contribuire al miglioramento della qualità della vita di privati e aziende, ma anche alla salvaguardia del pianeta, rappresentando così un fondamentale concreto esempio di azienda sostenibile. Energy Drive. Bellissimo anche questo, appunto, sostenibilità, tema cruciale, insomma, che bisogna cavalcare assolutamente, altrimenti rischiamo di stare indietro. Però, insomma, stanno facendo passi avanti, se ne sta parlando sempre di più. Eh sì, insomma, poi è importante trasmettere il messaggio che sostenibilità è adesso. Assolutamente, assolutamente. Non è il futuro, ma è assolutamente adesso. Eccoli, eccoli. Loro ne sanno qualcosa, sicuramente. Esatto, esatto. Benvenuti e complimenti. Mano nella mano, che meraviglia, forse che bello i primi che a venire mano ma nella mano. Che bello che abbiamo immortalato giustamente anche questo passaggio, anche appunto che dà proprio l'idea, no? Dell'unità, della passione, tutto. E guarda che meraviglia. Anche la mascherina, però, se se la vuole togliere, guardi. Può togliere la mascherina, tanto siamo distanziati. Poi sì, se vuole puoi rimetterla, ci mancherebbe altro. Forse voleva fare una foto con noi, vero? Aggiungiamo? Allora ci aggiungiamo. Sì, sì, volentieri. Ok. Pollicione in alto di Carlos. Seguite le indicazioni di Marzia e complimenti ancora. Complimenti e grazie per essere qui. Siamo in compagnia di Giampaolo Pavone, CEO di Energy Drive. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie, benvenuto anche a lei. Ecco, Energy Drive ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno innovazione e sostenibilità Energy Saving. Come commenta questa vittoria? Beh, innanzitutto ci ha sorpreso perché lavoriamo nel settore da tantissimo tempo, quindi essere nominati per questa riconoscenza è certamente un punto importante della nostra storia lavorativa. C'è anche da dire che il risultato di questo riconoscimento è dovuto non soltanto a noi, che siamo uno degli elementi, ma secondo noi è necessario ringraziare anche la business community che ci ha consentito e permesso di venire qua, che ci ha aiutato, i nostri clienti principalmente che ci spronano nel fare sempre di più e meglio, e non ultimo la nostra squadra, quindi i nostri tecnici, i nostri ingegneri, i nostri commerciali, che operano insieme a noi quotidianamente e quotidianamente affrontano questo mercato con noi e ci aiutano a crescere e innovarci giorno per giorno. Ecco, il core business della vostra realtà si basa su attività per il risparmio energetico e per la sostenibilità ambientale. Le chiedo come riuscite a distinguervi come leader nel settore e quali le criticità riscontrate all'inizio dell'attività per consolidarvi sul mercato. Non è un settore facile perché il green e in generale il risparmio energetico non è considerato un valore, non è stato considerato un valore. Quando abbiamo iniziato è stato certamente difficile sotto il profilo della conoscenza, della diffidenza iniziale che c'era sul fatto che si potesse realmente risparmiare o avere un vantaggio da queste attività. Oggi noi ci riusciamo a distinguere semplicemente perché cerchiamo di anticipare quelli che sono le necessità e i valori di questo mercato. Con questo intendiamo che noi nel 2008 abbiamo iniziato a parlare dei prodotti Ecolabel, quando Ecolabel ancora nessuno sapeva cosa fosse, che è il marchio di riconoscimento europeo dei prodotti green. Molto prima che oggi fosse presente sul mercato, oggi
c'è anche nella grande distribuzione, ci è arrivato, ma 13 anni dopo. Nella mobilità è successa la stessa cosa, nel 2013 siamo stati tra i primi a presentare gli scooter elettrici e a promuoverli sul mercato, quando ancora anche la normativa non era pronta per questo settore. Oggi siamo riusciti a creare un prodotto integrato con le pensiline fotovoltaiche, con il noleggio delle auto elettriche, proprio nel momento in cui l'elettrico è diventato uno dei motivi, dei ruoli più importanti della transizione green. In tutto questo la difficoltà che abbiamo affrontato è stata soprattutto la volubilità normativa che ha fatto intravedere in questo business un business di tipo finanziario e non di valori come noi lo abbiamo inteso sin dall'inizio, perché noi lo abbiamo inteso come i valori green, come la tutela dell'ambiente fatta attraverso lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e l'applicazione della tecnologia per avere un risparmio di costi e consumi sull'energia. In realtà con alcuni interventi questa cosa è stata vista più sotto il profilo finanziario che non etico, diciamo. In realtà noi cerchiamo di mantenere ben salda la strada del green, così come lo abbiamo intrapreso dall'inizio. Ecco, il successo che state avendo e il premio che avete ottenuto questa sera sono conferme che vi state muovendo verso la giusta direzione. Le chiedo quali sono gli obiettivi per i prossimi anni e se avete in programma di espandervi anche sui mercati internazionali. C'è ancora molto da fare. Questo è un settore che sta appena vivendo gli albori, perché solo ora anche la comunità europea ci sta spingendo a fare di più su questo settore. Noi sotto il profilo, diciamo, aziendale continueremo ad innovare sui prodotti. Noi oggi investiamo una discreta parte del nostro fatturato sull'innovazione tecnologica. Ci vantiamo di poter essere un'azienda italiana e oggi la nostra più grande ambizione sarebbe quella di portare sul mercato italiano prodotti e tecnologie prodotti da noi, dalla nostra azienda, piuttosto che recuperati dal mercato europeo, piuttosto che dal mercato extraeuropeo. Oggi l'Italia è carente anche sotto il profilo tecnologico, ci piacerebbe colmare questo vuoto e poterlo portare ad essere italiani al 100% e quindi poi successivamente esportarlo. Bene, grazie per essere stato con noi e di nuovo complimenti. Grazie mille, alla prossima.